Ragazzi, vi aggiungo questo video per chiarire alcune successioni cronologiche, perché su quell'altro video forse potevano non essere chiare. Allora, ripetiamo gli ultimi passaggi, per chiarire meglio la storia italiana, che in questo momento è, decisamente importante ma critica. Allora, abbiamo visto che il 10 luglio del 43 arrivano gli americani in Sicilia. Gli americani avevano già preso l'Africa del Nord, facilmente attraccano in Sicilia. Nel frattempo, gli stessi gerarchi fascisti ormai osteggiavano Mussolini, avevano visto che questa seconda guerra non era né la guerra lampo che Mussolini aveva promesso, né aveva poi portato così tanti territori, anzi nessuno, ne aveva portato fama, aveva portato solo un grande dispendio di uomini. Siamo nel luglio del 43, cominciano ad arrivare le notizie dei tanti morti degli italiani in Russia, dell'Armir. Quindi molti italiani sono ormai contrari al fascismo. E quindi lo stesso re Vittorio Emanuele III e gerarchi fascisti, quindi persone che prima avevano aiutato Mussolini ad andare al potere, oggi, il 25 luglio del 43, lo costringono alle dimissioni e vedendo l'arrivo degli americani in Sicilia, addirittura guidano per il suo arresto. Una volta arrestato, Mussolini viene condotto in vari luoghi segreti dell'Italia centrale. Avevano paura che fosse liberato dai tedeschi e lo tengono prigioniero segretamente al Gran Sasso. Quindi, a partire dal 25 luglio, Mussolini sarà segretamente fatto prigioniero e lasciato qui in un bunker del Gran Sasso. Nel frattempo il governo viene dato a Pietro Badoglio, che è un generale militare, anche questo significa molto, il fatto che non ci sia un politico di natura, ma ci sia un militare a guidare l'Italia, segna ovviamente che la situazione è veramente di grande emergenza. A questo punto Badoglio si barcamena, sa che i tedeschi, vedendo Mussolini essere fatto prigioniero, esprimono un grande malcontento nei confronti della vecchia alleata. Sanno che gli americani sono arrivati nel sud dell'Italia, quindi i tedeschi sono molto preoccupati. Badoglio si barcamena, cerca di tenere buono entrambi gli alleati, finge con la Germania pronunciandosi leale, ma in realtà segretamente sta prendendo accordi con l'America ormai dell'Italia meridionale. I tedeschi ovviamente non la bevono, capiscono che Badoglio sta facendo il doppio gioco e cominciano a mandare tante truppe in Italia, cercano di rafforzare la loro presenza in Italia, soprattutto nell'Italia centro-nord. Nel frattempo gli americani invece cominciano a studiare come poter procedere alla liberazione delle forze tedesche oltre la Sicilia. Il 3 settembre del 43 Badoglio e Vittorio Emanuele III si fanno incontro agli americani, vanno qui ragazzi, vicino Siracusa, Cassibile, e il 3 settembre del 43 firmano in gran segreto l'armistizio, che vuol dire ovviamente la venuta meno dell'alleanza con i tedeschi e la nuova alleanza con gli americani. Questo armistizio però sarà reso pubblico via radio solo alcuni giorni dopo, l'8 settembre del 43. Tra l'altro in un annuncio fatto in maniera frettolosa, poco chiaro, senza dare tra l'altro le dovute informazioni agli eserciti italiani, quindi un armistizio fatto in fretta e furia, fatto segretamente, comunicato nel peggiore dei modi, via radio in maniera frettolosa, senza raggiungere tutti i corpi militari italiani. Quindi noi lo chiamiamo l'8 settembre del 43. Per noi italiani è una data, ragazzi, difficilissima. Voi immaginate che durante, non so, una partita importantissima, prendiamo il derby Roma-Lazio, quindi una partita dove già gli animi sono accesi l'uno contro gli altri, improvvisamente il
non so, la punta più importante di una squadra improvvisamente si tolga la maglia e veste improvvisamente la maglia dell'altra squadra. Voi capite che baldoria può succedere in campo, voi capite che gli ex compagni si sentono traditi, quindi cominciano a marcare lo stretto, cominciano anche a fare falli, cominciano a buttarlo per terra, e l'altra squadra lo appoggia e nel frattempo lotta contro la prima. Bene, ecco, questo paragone calcistico mi fa rendere conto di quanto è stato difficile per noi la vita dopo l'8 settembre. Ripeto, non tutti gli eserciti furono avvisati, non arrivò bene questo comunicato via radio. E quindi che successe? Che l'8 settembre, subito dopo il proclama dell'armistizio, alcuni eserciti italiani che non conoscevano di questo, non conoscevano questo cambiamento, si fecero avanti con i tedeschi normalmente e furono trucidati. Quindi noi italiani siamo andati magari a braccia aperte contro quelli che noi pensavamo essere i nostri amici ancora. In realtà magari i tedeschi avevano intercettato invece il proclama fatto via radio e quindi ci hanno, ahimè, ucciso, ci hanno risposto con il fuoco. E di tutta punta, dopo aver firmato l'accordo, il 9 settembre, cioè il giorno dopo, che cosa fa il re? Non torna a Roma a guidare un paese che è nel disordine più totale, a cercare di guidare gli italiani insieme al nuovo governo Badoglio contro questo nuovo nemico che sono i tedeschi, ma si rifugia per primo qui a Brindisi, in un territorio già liberato dagli americani, tra l'altro in una città portuale, quindi a far intendere che è pronto anche a prendere la nave e andarsene via. Questa fuga, venne chiamata così, passata alla storia, di Vittorio Emanuele III è stata per noi italiani un'offesa molto grande. La nave sta cadendo a picco e il comandante se ne va. Il comandante sale per primo sulla scialuppa di salvataggio. No, il comandante, voi sapete che specie in situazione di emergenza, deve rimanere a guidare il suo esercito, a guidare la sua nave. Bene, questo non lo fa Vittorio Emanuele III, quindi per noi italiani questa fuga a Brindisi del 9 settembre sarà una grave offesa e quando a guerra finita faremo il famoso referendum monarchia-repubblica, molti italiani voteranno Repubblica proprio perché arrabbiati di questo abbandono di Vittorio Emanuele III e non possiamo neanche condannarli, ovviamente. Quindi il governo italiano è allo sbando, insieme a lui scappano a Brindisi anche alcuni del governo Badoglio, quindi rimane Badoglio praticamente con una squadra un po' scalcinata a guidare l'Italia, che però, ripeto, è una nave senza più il suo comandante ufficiale. Nel frattempo, il giorno dopo ancora, quindi guardate le date, 8 settembre, 9 settembre, 10 settembre, Mussolini viene liberato dal Gran Sasso. Sembra tra l'altro che sia stato liberato dai tedeschi senza colpo ferire, quindi quasi lo avessero lasciato andare, e si rifugia qui a Salò, lo vedete, sul lago di Garda, una cittadina di per sé un po' insignificante a metà tra Milano e Venezia, decisamente più importanti, e qui a Salò fonda un nuovo governo, ovviamente bypassando le elezioni, e questo nuovo governo si chiamerà Repubblica Sociale Italiana, ORSI, o Repubblica di Salò. In realtà il governo era dislocato in varie zone, a Salò c'era il Mincul Pop, cioè c'era il Ministero della Cultura Popolare, il Ministero della Propaganda, invece il Ministero della Giustizia, degli Esteri, degli Interni erano sparpagliati in varie città qui della Lombardia e del Veneto, quindi era un governo diffuso. Questo serviva a fare in modo che se una città fosse stata presa, il governo bene o male potesse continuare ad esistere. Attraverso questo governo di Salò Mussolini comincia a guidare una nuova epoca per l'Italia, cioè a guidare i suoi fedelissimi, da adesso chiamati repubblichini, contro quelli che invece lo volevano morto, contro quelli che invece
non erano dell'altra parte, cioè i cosiddetti partigiani. Che sono i partigiani? Sono tutte le forze antinaziste, socialisti, comunisti, cattolici, liberali, democratici. Quindi abbiamo, a partire da, diciamo, l'8 settembre o comunque a partire dalla nascita della Repubblica di Salò, una guerra civile di italiani repubblichini contro gli italiani dell'altra parte, cioè antinazisti, i partigiani. I partigiani sono socialisti, comunisti, cattolici, liberali, democratici, quindi una serie di partiti. Quindi l'Italia, ragazzi, guida nei fatti tre guerre contemporanee, una guerra mondiale che ci vede da adesso in poi alleati degli americani, una guerra contro il vecchio nemico, quindi una guerra contro i tedeschi che hanno occupato militarmente l'Italia del Nord, e una guerra civile di italiani contro italiani. Quindi capite, ragazzi, che a partire dall'8 settembre noi italiani viviamo il periodo più nero. In tutto questo, queste tre guerre, senza avere un governo ben proprio, un governo ben definito. Il re di fatto se ne è lavato le mani ed è riparato a Brindisi, quindi ha messo in salvo se stesso. Abbiamo il governo di Badoglio che si fa appoggiare dai cosiddetti comitati di liberazione. I comitati di liberazione, nazionale, chiamati anche CNL, cioè Comitati Nazionali di Liberazione, la stessa cosa. Che cosa sono questi comitati? Sono dei gruppi improvvisati di partigiani che stanno coordinandosi tra di loro per guidare la resistenza. Che cos'è la resistenza? È appunto la resistenza contro i tedeschi e la resistenza contro i repubblichini. Chi fa parte dei partigiani? Oltre agli schieramenti politici che abbiamo già accennato, fanno parte dei partigiani qualsiasi persona, donne, bambini, a volte anche anziani. Quindi abbiamo un esercito popolare che si improvvisa esercito, che lotta come può pur di osteggiare i tedeschi presenti sul nostro territorio, e ce ne sono tanti perché ovviamente erano ex alleati, e pur di appoggiare gli americani che stanno procedendo dalla Sicilia fino a Napoli per liberare l'Italia da queste potenze repubblichine o naziste. Quindi abbiamo il governo di Badoglio che coordina i vari CNL, cioè i vari gruppi di partigiani, che ripeto sono persone qualsiasi, che si stanno coordinando tra di loro per lottare e mandare via i nazisti e i fascisti dal nostro territorio. Le operazioni partigiane saranno le più svariate, possono essere quelle di girare cartelli ai bivi e quindi mandare le colonne tedesche in altre zone, quindi farle perdere. Potrebbe essere quella di bucare le ruote mettendo dei chiodi lungo la strada. Potrebbe essere quella di portare dei comandi a gruppi partigiani nascosti nei boschi. Potrebbe essere quella di intercettare i comandi via radio e farli sapere agli alleati, cioè le azioni di resistenza e le azioni dei partigiani sono veramente le più svariate. Ecco, questo per introdurre un po' questo periodo molto difficile. E una pagina molto particolare è la pagina dell'esercito italiano. Dopo l'8 settembre del 43, all'esercito italiano e quindi ai nostri soldati venne fatta la domanda se volevano continuare a essere militari al servizio del fascismo, come lo erano di fatto stati fino all'8 settembre, o se volevano rifiutare. Alcuni nostri soldati si schiereranno con la Repubblica di Salò e quindi faranno parte del nuovo esercito, altri invece diranno di no e passeranno dall'altra parte ad aiutare gli americani. Alcuni però di questi che dissero di no, ragazzi, furono poi catturati
dai tedeschi e vennero internati. Queste persone vengono chiamati IMI e sono gli internati militari italiani. Questi soldati, ragazzi, andarono nei lager, quindi tanti soldati italiani che dopo l'8 settembre del 43 decisero di dire no, di dire basta e di appoggiare invece le forze americane, alcuni di questi vennero fatti prigionieri e portati nei lager tedeschi IMI.